mobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wobbing, 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 wobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wobbing, wobbing. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Ho visto che il video sull'unboxing del filtro dell'aria e della valvola di sfiato esterna ha raggiunto i 30 e passa like, quindi ho deciso di portarvi finalmente il tutorial su come montare questa valvola. Quindi ciò che ci serve appunto è la valvola FB-SA2540 della BMC e poi un tappo. Questo l'ho rimediato in una ferramenta. Vi prendete il diametro del tubo sta di là in cui andrà inserito il tappo e una fascetta. E detto ciò, io direi che andiamo ad aprire il cofano e cominciamo subito. Ok ragazzi, la valvola pop off andrà messa qui su questo tubo, quindi andrò a levare questo, poi questo tubo qui. E il tappo lo metterò qua, così eviteremo tutta questa parte di aspirazione e chiuderemo tutto su questo punto. Vediamo se si vede. Ok, proprio qui. Quindi cacciavite, infiliamo il cacciavite nella parte grande dell'anello e facciamo leva. Questo si sgancia. Ok, ci siamo tolti tutti gli anellini che non servivano. Quindi come secondo passo andiamo a levare questo tubo e infiliamo la valvola di sfiato. Ok ragazzi, come potete vedere la valvola è messa e entra bene, è un po' tosta da infilare, però visto che è lubrificata va giù facile, ecco. Quindi ora ci occuperemo di rimuovere questo tubo. Tanto restringiamo un po'. Ragazzi, avete visto che la valvola funziona, tutto a posto, il montaggio è relativamente facile e veloce, quindi spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto iscrivetevi al mio canale, alla mia pagina Facebook e quella di Instagram.
Ci tengo particolarmente a quella di Facebook, dove tengo sempre aggiornato con quello che faccio. Detto ciò, vi porterò in settimana un video su come smontare l'autoradio e se volete, vi porto un tutorial su come sostituire il filtro dell'aria con quello a pannello del BMC che ho già comprato. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Comunque sia, penso che lo porterò ugualmente, cioè, perché è una cosa che ho in programma. Detto ciò, io vi saluto, Mitch Tuning vi saluta. Ciao a tutti, ragazzi.